L'intervento prevede l'inserimento di una corsia ciclabile a norma del codice della strada, quindi con la segnaletica stradale orizzontale, e con linea continua o discontinua a seconda del tratto stradale. E la caratteristica della corsia ciclabile è che si trova sulla carreggiata stradale, quindi non è in sede riservata e protetta, e ha lo scopo di rendere visibile il ciclista proprio sulla strada. Gli dà anche uno spazio di rispetto di almeno 1 metro di larghezza e può avere il parcheggio a lato, sia su un lato che dall'altra parte della strada. In particolare su Via 29 Maggio, per garantire una continuità e un percorso rettilineo ai ciclisti, la sosta, soprattutto all'isca di pesce che era sul lato destro, viene spostata sul lato sinistro dall'altra parte della strada, in modo che vengano ridotte le condizioni di pericolosità per il ciclista, dalla manovra in retromarcia dei veicoli e anche dare appunto la continuità del percorso rettilineo. Lo scopo della corsia ciclabile è quello di aumentare il numero di ciclisti nel tempo, proprio perché gli viene dedicato uno spazio stradale. La strada è stretta, ha il problema di garantire comunque il numero di sosta attuale e anche per la presenza di parecchie attività commerciali. Quindi anche l'indicazione che mi ha dato il comune è quella di non Sacrificare i sacrificare i parcheggi. parcheggi, esatto, di E tenere il quindi più non possibile. saranno sacrificati? No, allora qualche parcheggio verrà tolto perché chiaramente anche la situazione attuale della sosta rispetto alle misure reali, i parcheggi diciamo non sono perfettamente a norma, nel senso che la profondità dei parcheggi all'isca di pesce è inferiore a quella che dovrebbe essere della misura normale, insomma, per la sosta di un veicolo. È vero che un veicolo piccolo, corto, insomma, ci sta, ma un veicolo più grande o occupa il marciapiede con la parte anteriore oppure viene fuori sulla carreggiata con la parte posteriore. Per cui i numeri di posti auto che ci sono attualmente in realtà non sono tutti regolari. Ecco. E quindi l'intervento comunque cerca di mettere anche un po' di ordine rispetto a questa situazione che è accettata, ma non è conforme, insomma, a quello che prevede il codice e le misure standard in pratica del parcheggio. Un altro mandato che mi ha dato il comune è quello di verificare sulle strade laterali di Via 29 Maggio la possibilità, modificando la segnaletica stradale, di recuperare non solo gli 8 posti che si vengono a perdere rispetto allo stato di fatto, ma anche di aumentare la dotazione, quindi di lavorare sulla segnaletica, cioè sulla distribuzione dei parcheggi, in modo da poterne avere di più.